Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 75esima puntata della serie europea. Oggi siamo qui con... Ciao a tutti. Ci sarebbero anche Simo e Lia, ma dato che stanno giocando per conto loro a Fortnite, sono in un'altra stanza e quindi se mai verranno su dopo, ora non si sa. Allora ragazzi, volevo togliere tutta l'erba per bene. Ok. Stiamo diserbando con di nuovo affari nuovo. Ora un pochino più sul serio, non un campo che con due passate lo finisci, ma il 12 potremmo anche abbassarlo un po'. E ragionavamo ragazzi che sarebbe stato bello prendere questo, però sono mezzo milione anche qua e non ce l'abbiamo. Quindi pensavamo magari di prendere un trattore piccolino prossimo, cioè tipo, non so, ne ho preso uno a caso. Un trattorino, che ne so, tipo del genere. Meno di 100.000 euro, stare sotto i 100.000 euro possibilmente, perché cioè, ci piaceva prendere il Valtra, no? Prima sarebbe da prendere il Valtra. Il Valtra già sarebbe da grande, sì. Sì. Cioè con 110 o 100 cavalli. Beh, 100. E ci mettiamo... No, il sollevatore non ce l'ha. Quello serve. Prendiamo il Fender 500 o il lo Stara o il T5. No, il T5 l'abbiamo già avuto, no? No. Sì. Sì. È Lindner. Con Lindner o il Massey Ferguson 5006? Adesso li guardo, giro lo spandi con cima e li guardo. Ma il parto. Lo Stara va schifo. Satra. Prendiamo il 3... Satra, ricordi? Il 3-3-1. Setra, quelle... Il Valtra quello grande? No, già pure al suo. No, dove ci vai? Allora, c'è un 30 cavalli, capisci? Il Lindner... è un 45. Non c'è neanche a pneumatici stretti. È impeto il Lindner. Il Lindner non c'è a pneumatici stretti, quindi niente. Quindi sarebbe da prendere... il Massey Ferguson 5610. Sì, perché per 25 cavalli spendere 12.500 euro non mi va. L'Arma Track. Ah! No, il Massey Ferguson sembra la scelta più azzeccata, cioè costa poco. A me il Massey non lo do tanto come mezzo, cioè non ce lo do tanto a Congima, però. È perché il 5.13 sì, il 3.13 sì. Cioè no, perché non ho fatto male, perché tipo non l'ho mai visto, mi fa strano. Io volevo spendere abbastanza poco. Ma se ci ho chiesto tanto, fanno quello delle scappati. Ma che te ne frega a te? Devi andare sul campo con un affare che fai 10 all'ora. Lo useremo tipo un'ora al giorno, quello, forse neanche. Ma io al 5.11. Come 5? L'abbiamo già preso. Sti cazzi. Beh, adesso vedremo un po'. Tanto non è una cosa di adesso. La più cavalli costa di meno. Ma è vecchio, adesso è vecchio, capito? Bene, sì, è tutto vecchio. Se no, il T6. Cioè sì. 325 cavalli, eh. Vabbè, 102.000 euro, pensavo venisse di più. Cioè, 320 cavalli. Non so perché abbia messo in dottori medi, non c'è senso come cosa, eh. Perché in teoria forse arriva fino a 175. Se no possiamo prendere il Case Pro. No, te prego, no. È brutto, brutto forte. No, no, dai, ma ti sei bello, dai. Più però male. Può arrivare fino a 250 cavalli. Che ce ne fai se ti serve gioco? Che te ne frega? Il Maxum! Prendiamo il Maxum. Ma te blocco solo a destra il Maxum. Dai, non è male! No, mi sei brutto. Cioè, no, vabbè, in termini di bellezza ne possiamo parlare, però... figo, piccoletto. Beh, dobbiamo contare che questo starà sempre con ruote strette. Più o meno. Sì, no, no, senza più o meno. No, ma se pure devo pensare pure che potrebbe. Cioè, potrebbe anche servire in altre cose. No. Secondo me no, perché lo usiamo solo per fare quello. Lo prendiamo piccolo apposta di poco motore per fare quello. Una domanda, posso fare una cosa? Tipo adesso ho riempito sto carro, no? Ci mette 30 anni, no? Prendi l'altro e ce lo butto sotto, dopo andando a scaricare e si riempie. Certo che vuoi farlo. Cioè, c'è Samu ragazzi che sta vendendo
Ancora. Anche col Le dottore? canne. No, il dottore ne utilizza una sola, sti cazzi. Sì, effettivamente servirebbero più trattori medi. Questo è il mio vecchio trattore. Hai il caricatore? Mi pare di sì. Ah no, era così. Ecco. Il primo trattore che me l'ho preso per me. Ma che? Il 5 qui, il 5, 5155. I 6R. Ah, 6M, sermila. scusa. Sì, sì. Cioè, perché... Io direi lo stair. Non mi pare l'ingulata. Brutto No, lo stair non mi piace. forte. Aspetta, Forse io quello no, mi sa. medio dici, no? Sì, è l'unico che Sì, il Profi CVT. Porca miseria. Io direi piano tipo su 170 cavalli. Perché è troppo piccolo, secondo me dopo veramente, anche se abbiamo un po' di difficoltà, c'è sempre una cosa. Cioè, ma si frega, se ci si carichi quello lì. A parte a trascino, non è a sollevamento. Infatti. Boh. Però secondo me si affoga sulla salita, non lo so. Io so che noi abbiamo comprato il fast track per fare i trasporti, non l'abbiamo mai usato per fare i trasporti. Perché sarebbe sotto l'assarchio o altre robe. Appunto, perché è l'unico che ha le ruote Mi strette. serve un dottore da mettere esclusivamente per far quello. Per quello che voglio comprare quello. In teoria di fast track ce n'è anche uno da 300 e passa cavalli. Allora, 350 cavalli, cioè. che fai con il lucingolo? Poi fai trasporti con il cingolato della John Deere. Sì. Fallo prima tu. No, no, sono Io il sbagliato. 93 non ci ho fatto manco un minuto sopra, non ci sono mai salito. Quando vuoi, guarda, la prossima volta. A parte che adesso abbi un attimo pazienza, ma il 936 cosa ce ne facciamo? Cioè, abbiamo... È Sempre inutile. se mi sembra. Anche il 7R mio è abbastanza inutile. Se mi solo tu. Eh sì, è perché se abbiamo una seminatrice, scusami. Il 7R va bene per i carri, ma il 936 si potrebbe vendere. Cioè, adesso ha fatto poche ore. No, beh, magari sono se non ci sono io a seminare. Oppure a comprare un'altra seminatrice. No, e no. Ne siamo in due, ecco, Beh, ma l'arpeggio l'hai venduto tu? eh. Sì. No. No. Beh, l'arpeggio possiamo servire quando siamo in un cotone. Eh sì, c'hai ragione, Dopo comunque seminiamo con lo 7R. c'hai. Ho col Fast track 7R e col comunque. fast track. Andare. No, il fast track no, basta, andare già. 7R? Fast track. È 4.8.8. Cioè, sta terra è più, è il mezzo più vecchio di tutti, è quello che c'ha minore. Ho deve da fa. Che vuoi che ti dica? Io ti ho detto come la penso, secondo me... Ma anche a me sembra, cioè, secondo me sta andando troppo giù, solo quello che è troppo giù, secondo me non gliela fa. Un trattore piccolo, comunque anche un set... Un de non c'è più il 7250 TTV, vero? No. È perché ormai i trattori medi li abbiamo presi tutti, possiamo prendere... Allora, il Massey l'abbiamo preso, 724 pure, 6R pure... L'Ivaltra, lo Zozzo, lo Stara, che poi ci sta. Adesso andiamo a vedere Il sul trotto. T7, il T675. O il T727, no, il T727, ecco, no, fa schifo. Un trattore sui 250 cavalli che... Inseriamo la mod del Lamborghini e basta. Hanno due trattori in croce, che Su è? quella Abbiamo quanti potenza lì in Lamborghini? modo che possiamo tirarci il carro. In caso di emergenza possiamo fare Ci diamo la 125. calce, no? Sì. Però dopo andare a congiungere con Lamborghini, un po' eccessivo. Ma chi se ne frega? Comunque mi sembrava se ne andasse via di meno di concime, effettivamente ne va, via.
Quindi ci metterò la botta. Fortunatamente non stessi a casa per ricaricarla. Eh no. Come no? Per il concime liquido no, No, ah tu stai... Ah, perché quello liquido... A che cazzo serve più quello solido? eh? A che cazzo serve più quello solido? Niente. Per concimare? E ci mangiamo ancora a spandi con Jimmy? Certo. Quale già hai? Il Quello... solito. Ah. Pensavo avessi venduto stare con Gimago quello lì. Si potrebbe fare che ogni volta tipo devi creare il pallet. È un po' una noia. Cioè si potrebbe fare, eh. Quando lo darà in rosso penso lo faremo. Salute. Però finché non lo fa mi terrei l'altro Non va altro, che. È più ma... comodo più che altro. Averne due. Giusta, cioè, sempre rispetto a 15, giusta meno, trattori anche di 17. Cioè, pensi di trattori ce ne sta veramente pochi. Ma perché hanno tolto... Cioè, non lo so, la gente è stupida. Cioè, hanno tolto i TTV e il Mac per poter metterli come modo sito ufficiale. Cioè, io boh. È così il gioco pesa di meno, capito? Porca miseria. Quindi te cambiava tutto il trattore quando potrà pesare più. Ah, non lo so, ma avranno avuto le loro ragioni per farlo. Anzi, no, non Ma... avranno avuto. Ah, se lo sa fatto? Con il riscatto dei contratti, chiappato, l'ha messo come Ciao, vado a mod. mangiare. Ciao. Ciao, Ha detto, è scaduto i contratti, ma perché? Lo facciamo scappare io da poco come mod? Chi ci dice niente, effettivamente, boh, ti saggio. no? E fra poco sarà tutto così. Ciao Ciao Simo! Simo! Salve! Ciao Simo! Buonasera! Ciao Simo! Ciao Simo! Momento, Simo, vai, Come capito? va? È impeto! È freddo. Te se... Già siamo Ti capito! sei agnacciato i contrastipiti delle orecchie? Oh, 2000 litri di fertilizzante vengono 3200 euro. Liquido. Un po' caretti, mi Music dicono. in esecuzione. Team Music in esecuzione. Figa sorta, resto spaccato. È nato liscio. Cioè ogni altro capro non c'è, non posso più chiudere in bad. Poi tipo se ritorno a desktop poi tipo. Oh, comunque, io resto di idea che è caro andare via di erbicida, anche se si fa prima. Io ho fatto, per fare tutti i nostri campi ci vogliono tipo 3000. Anto! Si è patato telefonino. Più di 3000 euro per fare tutti i nostri campi, che col sarchio sarebbero stati gratis. E poi il sarchio costa anche meno, cioè comprare un sarchio costa. Questo ne costa 84.000, il sarchio, aspetta che mi ingoro la pianta, poi mi costa ancora di più. Il sarchio ne costava 45, la metà quasi. Però ci mettiamo quasi il doppio, la metà del tempo. Forse anche meno della metà del tempo, quindi ci sta, dai. Andiamo a fare l'ultimo campo, poi c'è da concimare, ce n'è da fare. A tutti qua, ve! Tutte correie. Ci sta 300 persone, tutti, ecco! Ci vorrei una bella pecorina, dopo vedi. Simo, la vecina. Le faccette ci vuole, te lo dico io che ci vuole. Bene, da buonanotte al nonno. A chi si va da buonanotte? Arpidin. Ma per carità! A zeppa. Allora, Anche se ragazzi, mi vado a scuso casa se le tua. ultime puntate sono venute senza il mio micro, senza il mio audio, non si sentiva il mio audio. Ma l'aggiornamento di Windows ha voluto che OBS non mi riconoscesse più il microfono e prima, cioè io su Eurotrack, ok, può capitare che mi sbaglio, ma su Farming non può essere che mi registro col microfono spento perché sono in multiplayer. Se gli altri mi sentono, è ovvio che io registro. Cioè, Sì. registrando con gli altri ci parlo assieme, quindi vuol dire che il microfono funziona ed è acceso. Oh, stiamo qua sotto, eh? Invece, Qua...
non me lo riconosceva OBS, quindi mi sentiva su Discord ma non su OBS. Poi Samu, se proprio hai tempo che ti avanza, c'è ancora una balla da raccogliere qua sul campo, cioè per chi finisce prima. È in bella? Sì, è bianca, eh. Se finisco prima io la raccolgo io, se no la fai tu. Passa anche lui treno, ha messo in golla. Soldi che arrivano. 340.000 euro di debito abbiamo. Speriamo che sta soia ci faccia un pochino guadagnare. Ma voglio di anch'io infatti. Ho detto, assoglieremo dopo il limite. 1154 si alzerà più di 1244, secondo me sì. Io niente. A parte questo campo si può anche un po' allungare, o no? Però bisogna comprare il terreno di là. Oh, io la guardo in corpo, quindi... Oh, va bene, Samu. Allora, sta zona qua. Mi confonde il mouse. Viene 230. Ah, beh, perché c'è gli alberi forse. Sì, ma due alberelli. O compreremo mai il castello? La zona del castello? 3 milioni. Pronto. Siamo mutato. Anche questa qua è bella grande, 613. Però noi oramai possiamo dire che abbiamo i campi più grandi della mappa, perché abbiamo il 16, il 12, poi prenderemo il 10, il 6 e siamo a posto. Abbassiamo un po', ma direi sarebbe da tenere tipo così. Però poi si incrasta. Fifo. Dai, non mi sto pido che sono da sul gruppo che sta a yoga. Io fifo. O Sisone, che l'ho detto? Sisone! Sì, ma chi è Sisone? Boh. Ma come boh? Non lo faccio. Non è l'amico tuo quello che veniva da Città Impeta? Da Montopoli. Montopoli, non Monopoli, Montopoli. Monopoli, che Montopoli pure tu. Sì, è Monopoli. Dove da Monopoli? È vero, da tanto che non ci giochiamo. Domani torni in scuola, vero? Sì. E non c'è Iena? Forse la prima ora che c'ho, fisica. Elettrogena. Forse dalle 9 alle 10 riesco a giocarci a Monopoli. Vai, ma non ti sta preoccupare. Magari non si può manco dal telefono. Non credo. Vabbè, no. È impedo il Monopoli, capito? E con questa notizia bomba è l'ora di chiudere. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Primo. È tutto. Ciao a tutti.